Di tatuatori internazionali, incontriamo qui Cesare dalla Germania e Giuseppe, che fa parte anche dei partecipanti qui stasera in italiano, che ci parla da traduttore perché lui parla anche tedesco. Buonasera, bentrovati a tutti e due. Buonasera. La prima domanda da fare al nostro Cesare: da dove vieni e perché sei qui in questa particolare convention? Von wo kommst du? Aus Deutschland. Also ich komme aus Deutschland, tätowiere da jetzt seit 4 Jahren, habe mittlerweile ein eigenes Studio seit 2 Jahren und bin jetzt das zweite Mal hier auf der Convention. Allora, lui viene dalla Germania, già è stato l'anno scorso qua, è venuto da noi la prima volta l'anno scorso, questa è la seconda volta che viene a fare i tatuaggi. Da che città? Da che città della Germania? Bitte? Aus Nordrhein-Westfalen, also aus Nordrhein-Westfalen si Oberhausen, chiama, heißt die Stadt. Oberhausen. Ho capito, perfetto. In der Nähe von Duisburg, das kennen wir jetzt. Verso Duisburg. Perfetto. Allora, parlavamo proprio prima, nell'altra intervista che abbiamo realizzato, dicevamo anche qui con Edo Design, ci diceva l'organizzatore Ignazio e anche Federico Matteo, ci dicevano appunto che in Germania, particolarmente, loro sono avanti rispetto al tatuaggio, cioè sono già più vicini a questo mondo, tant'è che ci sono anche dei nonni che si vanno a tatuare. È giusto questo? Sì, questo è giusto perché io so, Ah, ecco, lo dice già direttamente lo lui. so perché io lo so perché io sono nato in Germania, sono stato 48 anni. Allora Ecco, so, è è vero, giusto. Quindi quindi questa questo cosa è è vera. vero. Sì. Gliela traduce che magari lui è Also, der gefragt auch, dass die ältere Leute sich tätowieren lassen in Deutschland. Ja, Ist es richtig? tatsächlich. Also mittlerweile ist es in Deutschland sehr beliebt, auch die älteren Leute, auch Bankleute, auch Leute in einem Gewerbe, wo man Anzug tragen muss, dass man sich tätowieren lässt. Viele aus der älteren Generation auch mit der jüngeren Generation zusammen. Also sei es mal von der Arbeit, dass ein Ausbilder mit seinem Azubi geht, zum Beispiel, haben wir ganz oft in unserem Studio gehabt, echt oft auch ältere Leute. Unser ältester Kunde war 86. Allora, Cesare, Cesare, ecco. sì. Allora, lui sta dicendo che anche quelle persone più anziane, la persona più anziana era 86 anni che ha fatto i tatuaggi lui, e adesso vanno pure quelle che lavorano in banca e si fanno dei tatuaggi. Ecco, infatti dicevamo proprio questo prima, che il tatuatore magari anni fa si pensava che era quest'omone, che magari non c'era neanche questa grande preparazione scolastica. Invece, insomma, da un po' di decenni a questa parte, qualunque centro sociale si avvicina al Sì, tatuaggio. Tu ma me lo puoi confermare, sì, vero ma è Giuseppe? giusto. È È così, vero? sì. È vero. Anche perché poi, tra l'altro, ho visto girando tra gli stand, c'è cioè della gente tranquillissima, serenissima. Io vi sprono a venire a vedere questa convention, perché ci sarà anche domani e dopodomani, qui al Pala Tomaiolo a Manfredonia. Abbiamo anche ospiti appunto come lui che arrivano dalla Germania, ci sono 50 stand, è da vedere anche perché domani ci sono degli eventi molto particolari, anche il braccio di ferro. Allora, vogliamo concludere questa intervista con il nostro amico Cesare, che lui adesso farà anche tatuaggi qua, Va vero? bene, sì. Lui farà dei Sì. tatuaggi qui. Volevamo chiedergli in chiusura di intervista cosa ne pensa, lui che ha già visto l'Italia l'anno scorso, del nostro atteggiamento riguardo ai tatuaggi e poi la domanda tipica che si fa allo straniero della cucina italiana. Also, was tust du, also, wegen den Tattoos von letztes Jahr auf dieses Jahr, was siehst du da? Hat sich das verbessert oder wie ist es hier? Hier in Ja. Italien jetzt. Ja, in Italien. Also die Convention ist eindeutig ein ganzes Stückchen größer geworden. Es sind viel mehr gute Tätowierer da. Ich glaube, letztes Jahr waren es so um die 25, 30, dieses Jahr sind es ja 40. Also, und es ist an sich das Klima an sich, ich sag mal, mehr Läden, mehr Sachen zu kaufen, mehr interessante Sachen für mich auch als Künstler, sage ich mal. Ne? Okay. Und wie ist das Essen in Italien? Ich bin selber Italiener, ich komme ja von Sardinien. Ich habe einen italienischen Papa, wir hatten fast 25 Jahre eine Pizzeria, also ich esse immer gut italienisch. Allora, ho capito papà, italiano e pizzeria. allora, lui sta dicendo che lui è molto contento che sta qua. Logicamente, questa Tattoo Convention dall'anno scorso ad adesso è molto cambiata. È andato minimo il 50% avanti dell'anno scorso. E per mangiare
ha detto è ottimo. Was ich wirklich noch sehr schön finde, ist, dass man sich halt auch mit Künstlern international austauschen kann. Dass ich wirklich jetzt noch Leute kennenlerne, die anderen Tätowierer waren gerade in Deutschland, mhm, und ich komme jetzt nach Italien und unterhalte mich mit, okay, denen, man kann sich austauschen, neue Sachen besprechen. Allora, il fatto è questo, che lui sta dicendo che lui è contento perché parlo sia col tatuatore italiano, quelli tedeschi, e loro si scambiano sempre qualche cosa. Quindi ci sono anche degli scambi di idee, sì, di, sì, cultura. Sì, di tutto. Allora, grazie al nostro traduttore d'eccezione Giuseppe, grazie a Cesare, che è il papà italiano, quindi sì, saluto bene. Il papà italiano. Grazie per il tempo che ci avete dedicato e continuiamo a incontrare gli altri amici all'interno della Tattoo Convention. Grazie. Ciao.